ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Mi sto preparando insieme a voi perché più tardi di pomeriggio andremo all'evento di Douglas per Kylie Jenner che si terrà qui a Milano in corso Buenos Aires, non vedo l'ora. Tra l'altro ci saranno anche Sara Lazzellari, la famosa TikToker, e Basic Gaia. Quindi non vedo l'ora. E per il make up pensavo di fare qualcosa di relativamente semplice, quindi vediamo cosa combino. Cominciamo con un po' di color correction. Tra l'altro, se vi siete persi il video su come creare una base perfetta, cioè la mia base ideale, ve lo lascio linkato qui su. Questo praticamente è uno dei passaggi primari, vabbè, ma lo sappiamo tutti, quando ti svegli con un borso del genere. Quindi un po' di colore arancione sull'occhiaia che tende al blu viola. Nella giornata di oggi vi porterò quindi con me, non solo all'evento, ma un po' in tutta la mia giornata. Quindi più tardi andremo al sushi e poi alle 6:30 si terrà questo evento da Douglas. E io non ho idea di cosa ci sarà o cosa si farà perché è la prima volta che becco un evento qui a Milano. Essendo che starò via per gran parte della giornata, non voglio fare un trucco troppo elaborato perché poi stare tante ore su con un trucco tanto elaborato comunque non diventa il massimo nell'arco della giornata, quindi volevo appunto qualcosa di super easy. Inoltre, non avendo messo la ring light qua davanti ed essendo tipo le 10:30 più o meno, o le 11 di mattina, vedete appunto l'effetto del fondotinta con la luce naturale. Chissà se ci sarà anche qualcuno di voi all'evento, fatemelo assolutamente sapere se oggi andrete anche voi all'evento. Passiamo al look occhio, ovviamente utilizzerà Serendipity. Pensavo di fare tipo un eyeliner sfumato molto semplice, ma poi si sa che quando dico molto semplice poi si trasforma in tutt'altro, quindi intanto posiziono Brechi a modo eyeliner. Inoltre, non sapendo ancora che cappotto o giacca mettere su, mi sento un po', non so che colore devo abbinare, boh. Diciamo che lo porto un po' anche fino a metà piega. Già, da eyeliner sfumato a sfumaturina un po' più intensa. Con un pennellino angolato vado a prendere brown e intensifico sempre di più la forma dell'eyeliner. Credo che questo sia ufficialmente uno dei miei primi Get Ready With Me. Tra l'altro, se vi piace questa tipologia di video, fatemelo sapere subito giù nei commenti. Look terminato, non uno dei miei migliori, anzi, credo uno dei miei peggiori, ma lasciamo stare. Meno male che oggi c'è una bellissima giornata. Angela sta vedendo dove è il ristorante e io tesso i miei nuovi occhiali di Shiglam, di Shane. Dobbiamo attraversare e andare di là. Ok. Attenzione, si è ordinata un ramen enorme. Ce la farà a mangiarlo? Man vs. Food. Ho ceduto il testimone. Troppo piccante per i miei gusti. È gigante. Cioè, non so se si vede. Tipo una pentola. Comunque siamo rimasti gli ultimi. Momento biscottino della fortuna dopo il ramen di 5 kg. Cosa trovi? Allora, reagite con discrezione e saggezza anche di fronte alle critiche. Ebbene sì, non lo so. Poi. Mamma mia, se no proprio dopo prendo il mio. Vediamo quanto sarà vero il tuo. Non avete bisogno di preoccuparvi del futuro. Hai capito? Ah. Quindi meno ansia. D'ora in poi, sì, meno ansia. The Jess in azione. Ah, dai. Siamo al Parco Sempione.
siamo adesso in Duomo e mancano ancora 2 ore all'evento. Penso che Angelo tra un po' mi dirà. Alla fine tappa da Starbucks per ingannare il tempo. Se no Angelo mi avrebbe ammazzato. Dopo aver mangiato poco. Hai mangiato poco, vero? Che faccia. Sono un cameraman pessimo. Ok, direi che siamo arrivati. Ciao! Ti faccio una panoramica generale. Dell'evento? Allora, in realtà non dell'evento, ma da parte di Angelo c'è il lip kit di Kylie Jenner che proveremo a breve in un video, quindi se vi va di vedere la sua durata mi raccomando seguitemi, diglielo. Seguitela. Okay. Poi, questa qua è carinissima, è una foto ricordo che ci hanno scattato all'evento, di cui Angelo va molto fiero. Solo e per poi... quello sono venuto. Biscottino con l'iniziale di Kylie Jenner, ci sta. Ok, mollettine per capelli, magari utili se si fa skincare o makeup. Non penso che le userò mai, però utili. E infine una maschera viso detossificante. E il treno che passa. Saluto a tutte le fans. Ciao India, vi amiamo! E infine una maschera viso detossificante. La facciamo stasera. Quindi il vlog finisce.